Allora, iniziativa importante. La città ancora una volta riesce ad avere uno spazio a livello mondiale grazie ai nostri artigiani. La Fonderia Versiliese, fratelli Lucarini. Che sono, hanno una tradizione importante, quindi io volevo ringraziarvi veramente per il vostro grande impegno. È stata un'esperienza importante lavorare insieme, no? Tutte e tre le fonderie. Certo. Per noi è stato un piacere, anzi, cogliere l'occasione di poter contribuire a questa opera e in collaborazione con le altre fonderie, quindi mi sembra anche una cosa molto bella per Pietrasanta che tutte e tre le fonderie andiamo a rappresentare poi Pavarotti nel mondo, che insomma può portare sempre del bene per Pietrasanta, quindi è una pubblicità bellissima. Bene, e ovviamente gli altri che questa è un'innovazione che parte dal passato, con la presenza di Artigianarte qualche anno fa sembrava impossibile poter collaborare tutti insieme, invece poi alla fine ce l'abbiamo fatta. No? Certamente, è stata una buona opportunità per stare una collaborazione, per dimostrare ancora di più la qualità dell'artigianato di Pietrasanta, che tutte gli artigiani sono di buon livello, a livello internazionale, che riescono a realizzare opere di questo genere all'altezza della fama che Pietrasanta ha nel mondo. Quindi, come dice Da Prato, renderci ancora più visibili è un fatto importante. E ovviamente il primo presidente di Artigianarte, poi sentiremo l'attuale presidente Adolfo Agolini, titolare della Fonderia Mariani, questa iniziativa di collaborazione a mio avviso ci rende ancora più forti, no? Anche rispetto a tutta la concorrenza mondiale. Sì, questo certamente. È importante far vedere che fra noi c'è anche una sorta di collaborazione, competizione, sana competizione ovviamente, ma quando è necessario anche la capacità di collaborare, quindi su questa opera come si può collaborare su tanto altro. Non è un caso che spesso a Pietrasanta c'è questa cosa, c'è per esempio nel fatto che i clienti molto spesso non sono esclusivi ma lavorano in diverse fonderie, e fra l'altro noi incoraggiamo anche questa cosa. Questa è una forza significativa che con Artigianart, che non soltanto dal punto di vista della fonderia ma in tutte le altre maestrie, quindi dalla scultura del marmo al mosaico, alla ceramica, addirittura alla realizzazione degli utensili per la lavorazione, quindi è un risultato francamente significativo. Non è che mi sostituisco al giornalista, cerco soltanto di, essendo presente sul territorio da qualche anno, sì, ho una conoscenza un pochino più vasta e quindi mi permetto di valorizzare i nostri artigiani che sono persone in gamba e si hanno da fare tutti i giorni. Ancora un ringraziamento per le reali competenze delle nostre imprese artigiane di Pietrasanta. Veramente sono stati bravi, una collaborazione sentita e voluta con forza, e il risultato parla da solo. Grazie. E poi ovviamente due aspetti. Il primo, l'artista. Che fa il timido, prima faceva un po', diciamo così, il timido rispetto a, capisco, gli artisti sono timidi, l'emozione, sì, però devo dire che insomma te ti sei sempre reso disponibile, io ho trovato sempre da parte tua una grande collaborazione e devo dire che il risultato è arrivato, quindi io ti volevo ringraziare di cuore e sono sicuro che il 27 ottobre a Modena dirai la tua con le tue parole ma anche con le tue opere. Sei contento? Certo, sono contento, sono io che ringrazio te ovviamente per avermi coinvolto in questa iniziativa, che ho aderito, come detto prima, al volo subito, perché è una cosa importante. E che dire, spero che insomma non siano le mie parole a parlare, perché un artista non ha bisogno di parole ma ha bisogno di immagini più che di parole. E noi con il Centro Arti Visive abbiamo rimesso in piedi un'attività importante. La nostra presidente Liliana Ciaccio ha seguito da ormai più di un anno e mezzo questa attività e quindi mettendo insieme ancora una volta quelle che sono ovviamente le peculiarità dell'amministrazione comunale ma gli artigiani di Pietrasanta che insieme a te coadiuvano questo lavoro, no? Sì, si è instaurato un bellissimo rapporto con gli artigiani, li ringrazio e sono stati disponibilissimi a collaborare per la realizzazione di quest'opera e abbiamo ricucito un rapporto che si era indebolito e sono veramente contenta. Bene,
Quindi noi ringraziamo ovviamente Nicoletta Mantovani che ha pensato che Pietrasanta potesse essere il punto per poter realizzare un ricordo che rimarrà perenne nel mondo, e Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena, al cui va il mio ringraziamento. E non è stato facile, come è immaginabile, poter collocare un'opera nel Tempio della Cultura, Modena, e con, vicino al teatro, che è un elemento di legame fra l'artista ovviamente, il territorio e la storia di quella città. Quindi è stato un insieme corale di lavoro serio che ha portato, dopo un anno di impegno, ad un risultato che è quello che vedete alle mie spalle, ma sarà ancora più importante quando lo vedrete installato nella città di Modena. A presto!